Ben arrivati, ci prepariamo per la lezione di oggi. Andiamo a fare una lezione per risvegliare la colonna vertebrale. Per cui, ecco, devo staccare i commenti. Ciao, ciao Luigi, Emma, saluto tutti e tolgo, stacco i commenti. Perfetto. Andiamo. Sul tappetino, scambio un attimino qua l'inquadratura, un pochino storta, eccoci. Ci mettiamo sul tappetino, anzi ci mettiamo seduti sul tappetino. La lezione di oggi è sul risveglio della colonna vertebrale, le posizioni di yoga. Siete qua con me, Arianna, come sempre, come giovedì pomeriggio, da Yoga Session. Andiamo a lavorare sulla nostra colonna vertebrale, con lo yoga, come risvegliarla. Vi ricordo che la colonna vertebrale è proprio la struttura portante del nostro corpo. Dobbiamo andare a lavorare sulla colonna vertebrale in due modi. Uno, dargli flessibilità e il secondo modo, dargli una struttura, una forza. La muscolatura è importantissima. Cominciamo da seduti, con la schiena dritta, prendiamo un momento di concentrazione per, come dire, radicarci nella pratica. Chiudete gli occhi, portate le mani in preghiera davanti al cuore, percepite il contatto delle vostre gambe, l'esterno delle cosce sul pavimento, occhi chiusi, respiriamo e cantiamo un om di apertura della pratica. E apriamo subito gli occhi, cominciamo subito a praticare. Cominciamo subito con una piccola torsione morbida. Vi raccomando, sempre movimenti fluidi, morbidi, senza strappi. Appoggiate la mano destra sul ginocchio sinistro, la mano sinistra dietro la schiena e spingete, tirate la spalla a sinistra indietro, con la colonna bella dritta, gli addominali forti e ben tenuti. Sciogliete, srotolate, lo facciamo dall'altro lato. Mano sinistra sul ginocchio, mano destra indietro e tiro la spalla destra indietro, facendo come una rotazione sull'asse centrale. Espirando, sciogliamo, intrecciate le dita delle mani, le spingete in avanti e verso l'alto e vi stirate completamente, fresco, fresco il più possibile, verso l'alto. Allungo la colonna, tengo gli addominali e sciogliamo e andiamo a fare un allungamento laterale. La mano destra si appoggia a terra, il braccio sinistro segue. A seconda della vostra flessibilità, restate con la mano appoggiata. Chi può, appoggia tutto il gomito, stirando il fianco, gli ischi, glutei a terra, guardo verso l'alto. La manteniamo e poi srotoliamo e andiamo dall'altro lato. Appoggio il palmo sinistro. Stiro il braccio destro, guardo verso l'alto, se posso appoggio, gomito oppure resto su. Mi raccomando di respirare con il naso, respiriamo. Rintracciamo le dita delle mani, cresciamo, continuiamo a risvegliare la colonna e ci allunghiamo in avanti. Fate dei piccoli passettini con le dita delle mani. Arrivate dove riuscite, chi può, fronte a terra. Stiro bene. E piano piano ritorniamo indietro, dovete sentire tutta la zona qua lombare che si allunga, sempre senza strappi, con movimenti fluidi, lenti, cambiate l'incrocio delle caviglie, dei polpacci e vi allungate in avanti. E anche da qui lentamente ritorniamo e andiamo subito in quadrupedia. Quattro zampe, scaldiamo la colonna ora. Con la posizione del gatto, è una delle posizioni migliori per la vostra schiena. Espiro, contraggo l'ombelico, mi guardo la pancia, inspiro, inarco bene, spingo sul codino, apro spalle e scapole, guardo avanti. Fatelo con forza, con enfasi, non è un movimento molle. Quando sto facendo così, come se io vedessi un pugno nella pancia, forte, forte qua. E poi faccio il contrario. Ancora una volta. E lentamente ritorno e puntiamo i piedi. Solleviamo le ginocchia da terra e stendiamo una alla volta, portiamo a terra i talloni. Quando lo facciamo,
Scaldiamo il sacro spulettando, muovete il bacino a destra e a sinistra. Mi raccomando, sempre fluidi, nessuno strappo nei movimenti. Camminate piano piano con i piedi verso le vostre mani, ginocchia piegate, mi raccomando, niente gambe tese per ora. Afferrate i gomiti opposti e dondolate. Il dondolino più ampio che riuscite a fare, destra e sinistra. Molleggiando bene. Quando l'avete fatto 3 o 4 volte, vi fermate, lasciate che il peso della testa vi tiri verso il basso, restate ancora qualche respiro, senza forzare, la schiena si sta scaldando, non abbiamo fretta, mani sulle ginocchia, ora sopra le ginocchia, sulle cosce, srotoliamo, contraendo fortissimo i glutei e gli addominali, una vertebra alla volta. E arriviamo su e siamo ora nella posizione della montagna di Samasthiti e portiamo bene le braccia lungo il corpo, braccia tese verso l'alto, facciamo un bel inspiro profondo e scendiamo a destra. Proviamo a portare il braccio destro il più possibile parallelo al pavimento. Stiro, 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 bene, mi allungo lateralmente. Torno e proviamo a scendere dall'altra parte. Stendo, 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 bene, stiro, cosce forti. Espirando, ritorniamo su, sciogliamo la posizione, separiamo di nuovo le gambe e proviamo ora a spingere un pochino il bacino in avanti con le mani ai fianchi e aprire spalle e scapoli. Teniamo questa posizione, guardiamo il soffitto. I glutei sono forti, immaginate che io vi sto prendendo la cassa toracica e la sollevo, la allontano dal bacino. Torniamo su ora, stendiamo le braccia verso l'alto, immaginate di dover andare a prendere qualcosa davanti a voi, lontano, con le gambe tese. Vado, vado, vado. Cerco di arrivare con le gambe tese, il busto parallelo al pavimento. Se è troppo complicato, piegate le ginocchia. Ma se riuscite, addominali forti e mi allungo bene. Piego le ginocchia, scendo di nuovo con le braccia a terra, dondolo un pochino e lentamente sciogliamo e ritorniamo su. E andiamo ora a provare a muovere i fianchi, separate le gambe un pochino di più. E proviamo a fare proprio delle torsioni col bacino. Spingete il bacino in avanti, a sinistra, indietro e a destra. Proprio muovete, fate come dei circoli. Sentite tutta la zona della bassa schiena che si muove. E poi lo facciamo dall'altro lato. Mani ai fianchi, vado da un lato, dall'altro, sciogliendo bene la zona della bassa schiena. Mi raccomando, i movimenti vanno fatti lenti e fluidi, senza strappare. E proviamo ora a tornare in Samasthiti e ci scaldiamo il corpo con un saluto al sole. Inspiro, porto su le braccia, guardo i pollici, espiro, porto le mani a terra, la fronte a lettini. Ora siamo un po' più caldi, chi può, fronte a tese, chi non riesce, ginocchia piegate. Portiamo la gamba destra indietro, il ginocchio destro a terra, inspiriamo, guardiamo verso l'alto, aprite bene il petto, il soffitto, gluteo destro forte, mani a terra, piede sinistro va indietro, posizione del cane giù. Andiamo ora a terra, ginocchia, petto e mento con i gomiti un po' piegati, la teniamo qua al respiro, sentiamo gli 8 appoggi. Poi portiamo la pancia a terra, glutei forti, solleviamo leggermente il petto, non troppo, glutei forti, guarda avanti. Pieghiamo le ginocchia, ora ci sediamo con i glutei sui talloni, fronte a terra, stiro bene la colonna. Puntiamo i piedi, torniamo nel cane giù, gambe tese o gambe piegate, come riuscite. E riportiamo il piede sinistro tra le mani, ginocchio destro a terra. Inspiro, apro bene il petto verso l'alto, espiro, chiudo e mi sollevo.
Inspiro, spiro bene, allungate la schiena con i forti, Namaste, e la riprendiamo. Subire le braccia. E poi porto le mani a terra, la fronte alle tibie. La gamba sinistra va indietro, appoggio il ginocchio e mi apro. Apro bene il petto, lo sollevo verso l'alto. Gluteo sinistro forte, mani a terra. La destra va indietro, posizione del cane giù. Abbiamo gambe tese oppure ginocchia piegate, mi raccomando, variate a seconda. Ginocchio, petto, mento a terra ancora. Resto qualche respiro, spingendo sul codino, il petto, il mento, le mani sono a terra. Faccio scivolare la pancia a terra, sollevo leggermente il petto, non troppo. Mi raccomando, gomiti bene indietro. Spingo e vado con i glutei sui talloni. E ancora punto i piedi, torno nel mio cane giù, gambe tese oppure piegate, piede destro torno tra le mani, ginocchio sinistro a terra, inspiro, mi apro verso l'alto, espiro, la chiudo e mi sollevo e allungo bene. Pranamasana. E continuiamo ancora a scaldare la nostra schiena con dei bei movimenti fluidi, poi allungo bene sulle braccia, glutei forti, guardo verso l'alto, mani a terra, fronte alle tibie, gamba destra indietro, appoggio il ginocchio, gluteo sinistro forte, subire le braccia, sguardo i pollici, proviamo a tenerla un pochino, guardo in alto, se ho fastidio al collo, guardo avanti, se riesco mi apro, proprio un pochino di più indietro. Un leggero back bending lavorando sulla zona alta della schiena, alle spalle. Torniamo, mani a terra, sinistra indietro, posizione del cane giù, posizione della tavola, posizione di chaturanga, chi fa fatica appoggia le ginocchia, chi può le tiene su, piego i gomiti, ora urdhva mukha svanasana, cane che si stira verso l'alto, scivolo sul dorso dei piedi, lascio le cosce sollevate da terra, ruoto il petto verso l'alto, glutei forti e ritorno nel cane giù e porto di nuovo il piede sinistro tra le mani, ginocchio destro a terra, inspiro, porto sulle braccia, stessa variante di prima, petto che si allunga, si apre bene e la chiudiamo e poi ci solleviamo in alto. Namaste. Riprendiamo da sinistra, espiro, sinistra e indietro, appoggio il ginocchio, porto sulle braccia, inspiro, il gluteo sinistro è forte, il bacino scende, guardo avanti, guardo in alto, seguo le braccia che scendono indietro. Mi raccomando, tirate le spalle, la schiena alta, non piegate la zona lombare. Torno, destra e indietro, cane giù. Tavola, chaturanga, semplice avanzata, cane su ancora, apro bene il petto, glutei forti, e anche questa è un'apertura del cuore, la colonna, espiro, cane giù, la destra torna, appoggio il ginocchio, porto sulle braccia, ed espirando, la chiudo, unisco i piedi, inspiro, mi sollevo bene, allungo, Namaste. Facciamo un piccolo passettino indietro, apriamo le nostre gambe, apriamo la punta del nostro piede destro, stendiamo le braccia e facciamo di passaggio un due piedi, pieghiamo le ginocchia, scendiamo col bacino alla tesa del ginocchio, apriamo bene il petto, stendiamo bene e mettiamo la mano sinistra dietro sul sacro, o chi riesce la appoggia sulla coscia destra, palmo destro rivolto in alto, anche qui lateralmente vado a risvegliare la mia schiena, allungo bene, apro tutto il fianco destro, schiaccio il fianco al polmone sinistro, inspirando ritorno, stendo e cambio lato, chiudo destra, apro sinistra, mi raccomando gli addominali sempre forti, piego il ginocchio sinistro, scendo, guardo avanti, piego il braccio destro, metto la mano sul sacro o sulla coscia sinistra. Ruoto il palmo in alto e vado anche qui a inarcare bene. Mi apro perfettamente.
guardo verso l'alto, respiro e espiriamo. Ritorniamo, separiamo le gambe un pochino di più, mettiamo gli alluci rivolti all'interno, stendiamo le braccia lateralmente, le stendiamo in avanti, ci allunghiamo e cerchiamo di arrivare a terra. Più possibile in linea con i talloni, qualcuno di voi sarà molto avanti, un pochino più indietro, chi riesce abbastanza in linea con i talloni, un pochino più avanti rispetto ai talloni. Stendo la schiena, inspiro, qui due gomiti all'indietro, provo a scendere con la testa verso il basso, attivo gli addominali, cerco la mia posizione. Torno lentamente, lascio il palmo destro a terra in modo da formare un triangolo tra la mano destra e i due piedi e porto sul braccio sinistro, porto lo sguardo al pollice. Stiro bene, sento gli addominali, la schiena va leggermente in torsione, il palmo destro preme bene a terra. Ritorno e cambio lato. Palmo sinistro a terra, braccio destro su, stiro, stiro bene. E ritorno. E ora andiamo a rendere la torsione un pochino più complicata. Camminiamo con la mano destra verso il polpaccio, la caviglia o il tallone sinistro e portiamo sul braccio sinistro verso l'alto. Questa variante, chi vuole aggiungere un po' di difficoltà, piega il gomito e mette la mano dentro e sotto la coscia destra. E cerco quasi di girare il petto verso l'alto. Respiro, sento la torsione. Srotolo, mi raccomando, fluidi, fluidi, cammino dall'altro lato. Mi prendo il polpaccio, la caviglia, la tibia, il tallone, porto su il braccio destro. Se posso metto la mano nella coscia sinistra e apro. Tiro, tiro la spalla destra verso l'alto. Respiro. E sciogliamo, appoggiamo le mani a terra. Apriamo lentamente la punta del piede destro e appoggiamo il ginocchio sinistro a terra. Ci solleviamo, creiamo angoli di 90 gradi tra le cosce e i polpacci, mani sul cuore, andiamo in torsione. Vi vedrete prima di schiena, poi da davanti. Appoggiamo il gomito sinistro o l'ascella sinistra all'esterno del ginocchio. Mani sul cuore e la variante più semplice. Chi può appoggia il palmo sinistro a terra all'esterno del piede e allunga il braccio destro verso l'alto. Se avete tantissima flessibilità, addirittura il braccio sinistro si infila sotto alla coscia e afferra il polso destro dietro. Voglio quasi come girare, ruotare il petto verso l'alto facendo leva con il gomito, la spalla contro il ginocchio destro. Respiro. Espirando sciogliamo, mani a terra, punto il piede sinistro, il piede destro va indietro, stira un pochino la schiena nella posizione del cane giù, gambe tese, ginocchia piegate e poi faccio un passo per portare il piede sinistro tra le mani, ginocchio destro a terra, inspiro, mi sollevo, porto le mani sul cuore e andiamo qui in torsione. Proviamo a fare questo lavoro, questa variante, oppure palmo a terra e braccio sinistro su, chi riesce chiude la posizione e passa sotto col braccio destro. Guardo verso l'alto, attivo bene il respiro, faccio leva, mi raccomando, le mani chi le ha sul cuore proprio sul cuore, non sulla spalla, non vale, mi raccomando, non barate con voi stessi, anche nella variante più semplice possiamo tutti portarci le mani sul cuore. Da qui, mani a terra, punto i piedi, ritorniamo nel cane giù, stiriamo, stiriamo bene la colonna, apro un pochino qua l'inquadratura, così vi vedete leggermente meglio, e andiamo a terra, portiamo ginocchia, petto, mento a terra. E andiamo ora a lavorare sulla forza della nostra schiena. La schiena lavora di flessibilità ma anche di forza. Spingiamo ora, appoggiamo il mento a terra, stendiamo le braccia lungo il corpo e proviamo a far salire la gamba destra più in alto possibile.
5, respiri attivando tutta questa zona della schiena, la parte bassa, la coscia, respira e solleva. Lentamente ritorno e cambio lato. Faccio salire la sinistra. Sale, sale al massimo lasciando giù l'osso dell'anca, attivo il gluteo, la parte dietro della coscia, la gamba sale. E poi mi fermo. Rilassiamo un pochino, lavoriamo ora con la parte alta. Pube bene premuto a terra, mani ai lati del petto, proviamo a schiacciare giù le cosce, giù il pube e sollevare un pochino il petto da terra. Chi riesce stacca anche le mani di 1 cm e guardo avanti, e la tengo. Provo a resistere. Ancora 2 respiri. E respirando, rilassiamo, apriamo la punta dei piedi all'esterno, fuori dal tappetino, sovrapponiamo i palmi delle mani e appoggiamo la fronte. E poi andiamo a fare un altro lavoro di forza. Immaginatevi la posizione di Superman, però con le braccia aperte e sollevate. Non mi vedete benissimo, correggo un attimo l'inquadratura, pancia a terra, braccia ben tese in avanti, gambe separate e leggermente tese, tutto su al massimo. Proviamo, uno, resisto, due, glutei forti, tre, quattro e cinque, rilassiamo un pochino. Se sentite fastidio, vi date dei piccoli pugnetti sulla schiena oppure muovete il bacino a destra e a sinistra. Mettete le gambe parallele ora, stendete le braccia davanti a voi e fate dei piccoli passettini indietro. Camminate indietro fino ad arrivare col petto sollevato, le spalle ruotate in alto indietro, il pube spinto a terra, i glutei forti. Respiro. Se troppo larga questa distanza, vado un po' oltre. Non dovete sollevare il pube da terra, va benissimo la vostra misura. Respiro e la tengo, contraendo bene il gluteo e espando la cassa toracica. Appoggiamo gli avambracci a terra, uniamo le cosce e spingiamo il petto in avanti, il pube a terra. Immaginate di voler far scivolare le vostre scapole verso i piedi. Attivissima questa posizione, non è morbida, forte, forte. Espiriamo, sciogliamo, mani a terra, ci spingiamo indietro, portiamo i glutei sui talloni, estiriamo al massimo la colonna e poi punto i piedi, posizione del cane giù, stiro, stiro, stiro bene, facciamo una bella onda ora, salite sulla punta dei piedi. Espirando, provate a guardarvi l'ombelico, spostate le spalle in avanti oltre la linea dei polsi e poi piego le ginocchia e vado su col bacino. Espiro, faccio un'onda come se avessi un crunch addominale e ritorno. E ancora uno, come un'onda, vado, vado e poi piego le ginocchia e ritorniamo, stiriamo bene e scendiamo ora in ginocchio. Con le ginocchia larghe come i nostri fianchi e portiamo su il nostro bacino. Proviamo anche qui a lavorare con l'onda. Scendiamo, portiamo la mano sinistra sul tallone sinistro, il gluteo sul tallone. Immaginate di fare ora col braccio destro un movimento di onda, anche qui. Mi allungo, scendo un po' in avanti col petto, sfioro con la mano il tappetino e poi salto e spingo il bacino in avanti e sposto il braccio indietro. Guardo verso l'alto. Per tornare, scendo, sfioro con il mignolo destro il tappetino, vado con la mano dall'altra parte e ora il braccio sinistro che si attiva e spingo bene, mi allungo, glutei fortissimi. E ritorno, ancora, mano sinistra scende, mi piego verso il basso, uso i glutei, spingo il bacino in avanti, mi allungo dall'altro lato, ancora una volta, torniamo da destra, e allungo, glutei forti, mi raccomando, apro bene il petto, e ritorniamo,
mettiamo giù il dorso dei piedi, uniamo le cosce e ci rilassiamo in avanti, fronte a terra, dorso delle mani a terra, rilasso un paio di respiri. Torniamo su, separiamo di nuovo le ginocchia, ci solleviamo e ora avete due scelte. O riportare su i talloni come abbiamo fatto all'inizio, un po' più semplice, più avanzata, dorso dei piedi a terra, mani su lei, iniziamo tutti solo a spingere il bacino in avanti, aprire spalle e scapoli, sguardo verso l'alto e resta, questa è per tutti. Chi non ha fastidio al collo, lascia gradualmente cadere la testa indietro, glutei forti, e poi mano a mano chi se la sente, porta una alla volta le mani sui talloni o sulla pianta dei piedi, senza spostare però il bacino indietro, non vi dovete sedere indietro, ma dovete stare spinti bene in avanti, apro bene il cuore, spingo in avanti come un arco che deve scoccare la freccia, e inspirando, ritorniamo su e andiamo ancora ad allungarci, unisco le cosce e mi rilasso con la fronte a terra. Anche qui, se sentite, vi date dei pugnetti sulla schiena, restate sempre in ascolto del lavoro della vostra colonna. Da qui lentamente ci solleviamo e andiamo ancora una volta con la schiena, andiamo con la schiena a terra, ancora una volta, e lavoriamo ora sui mezzi ponti e sui ponti. Schiena a terra. Mani alle caviglie, tirate i talloni verso i glutei e sollevate il vostro bacino, un pochino, non troppo. Andate ora ad intrecciare le dita delle mani proprio sotto i glutei e a questo punto spingete molto di più. Provate a portare il petto verso il mento e il bacino verso l'alto il più possibile. E la manteniamo. 5 respiri profondi. Uno. Immaginate di avere un mattoncino tra le ginocchia che non deve cadere, le ginocchia vogliono unirsi, talloni spingono a terra, glutei forti e lentamente ritorniamo giù, rilassiamo un pochino, se volete fate cadere le ginocchia a destra e a sinistra, sciogliamo, non vi portate le ginocchia al petto ancora, abbiamo la schiena ben aperta, ripetiamo questa posizione ancora una volta, questa volta però proveremo l'appoggio su un piede solo, per cui salgo un pochino, intreccio le dita, spingo su, proviamo a lasciare il tallone destro bene a terra e portiamo su la gamba sinistra. Uno, due, tre, quattro, piego, appoggio, ritorno, rilassiamo un pochino e ripetiamo dall'altro lato. Mezzo ponte, salgo un pochino, intreccio le dita, avvicino bene, petto verso il mento, tallone sinistro preme bene a terra, sale la gamba destra, chi non riesce a tenderla la tiene piegata. Importante che sentite il lavoro forte che sta facendo il gluteo sinistro per tenere la gamba su. Ritorno, rilasso, anche qui potete di nuovo far cadere le ginocchia a destra e a sinistra in modo da sciogliere la zona lombare e poi riprendiamo ancora una volta il mezzo ponte. Chi invece sente di avere la schiena pronta prova a fare con me il ponte completo. Lo facciamo per passaggi, quindi prima passaggio mettiamo le mani vicino alle spalle con le dita rivolte verso le spalle e i gomiti, vedete come sono i miei, piegati indietro, non sono aperti, sono abbastanza chiusi, piegati indietro. Secondo step, sollevo il bacino come prima e resto qui e vedo un po' cosa succede. Terzo step, provo a girare la testa e restare come me, con la testa appoggiata a terra, i palmi delle mani. Inizio a sentire un pochino il peso sulla cervicale. Ora, se ho delle spalle sane, se penso di poterlo fare con forza fisica, spingo con i palmi delle mani a terra e vengo su. E una volta che siete su, potete anche gradualmente pensare di avvicinare un pochino i piedi. Questa è la posizione, fate per gradi e per scendere la stessa cosa, il testa a terra e poi scendo col bacino, sciolgo le mani e stendo le gambe,
e vi portate ora tutti quanti le ginocchia al petto. Afferriamo e dondoliamo un pochino sulla schiena. Poi proviamo a fare anche Ananda Padasana. Aprite le ginocchia ai lati del petto, pianta dei piedi verso l'alto, vi prendete i piedi con le mani e tirate, tirate giù la zona del sacro a terra. Dovete stirare questa parte qua. Basta, schiacciatela giù. Ok, ora dondoliamo un pochino. Vi prendete, piegate le ginocchia al petto, mettete le mani sulle tibie, diventate delle palline rotonde. Usate bene sempre la struttura addominale. Espiro, inspiro, salgo con la fronte e le ginocchia. Espiro, inspiro, vengo su. Espiro, inspiro, vengo su. Ancora una volta, espiro e inspiro, veniamo su. Ci fermiamo ora, stendete le gambe. Lasciate la gamba destra tesa e piegate la gamba sinistra. Mettete la pianta del piede sinistro all'interno della coscia. Il piede destro è a martello. Raddrizzate la schiena. Mettete la mano sinistra e il pugnetto all'esterno del polpaccio destro. Guardate verso destra e fate un giro dietro. La mano destra, se riuscite, la infilate nella coscia sinistra. Se non ci arriva, l'appoggiate a terra come sto facendo io, tipo mano nella coscia e poi tiro, tiro bene, guardo indietro. Schiaccio le ginocchia a terra, respiro, mi apro. Ed espirando, sciogliamo, andiamo a riallineare, riallungare la schiena a terra. Per cui cosa faccio? Stendo le braccia, cresco e mi allungo sulla gamba destra, afferro la tibia, la caviglia, il piede e chi riesce si sdraia proprio, vado a afferrare con la mano destra il polso sinistro davanti al piede, sentiamo la zona lombare che va in allungamento, rilasso e allungo, mi raccomando. Torniamo su, stiriamo un pochino la schiena, qualunque variante abbiate e cambiamo lato. Stendiamo la gamba sinistra, piegate la destra e vi portate la pianta del piede destro all'interno della coscia sinistra. Respiriamo anche qui, pugnetto all'esterno della tibia, mano sinistra nella coscia oppure a terra se non riesco ad arrivare. Faccio leve, tiro, tiro bene, voglio guardare dietro, sopra la spalla sinistra. Respiro, allungo. E torniamo, ci allunghiamo bene verso l'alto e in avanti. Prendo la mia tibia, la caviglia, a mano che siete più flessibili, un polso davanti al piede e rilassate bene in avanti. Sento la colonna che si rilassa, si allunga. Lentissimamente ritorniamo su e andiamo a fare una torsione orale. Stendete di nuovo la gamba destra e portate su il ginocchio sinistro. Prima della torsione facciamo l'allungamento. Proviamo a fare marciata A. Palmo destro a terra, questo sempre per allungare la zona lombare con molta attenzione. Sul braccio sinistro scendo col busto all'interno della gamba sinistra. Provo a spingere con il mio braccio contro la tibia e passo col braccio davanti alla tibia. Porto la mano dietro. Se riesco, con l'altra afferro con la mano sinistra il polso destro dietro. Se non è possibile, appoggiate il dorso delle mani sulla schiena. Guardo avanti, piede destro a martello, faccio un bel respiro profondo, faccio leva con il tallone destro a terra, uso gli addominali e provo ad allungarmi sulla gamba destra tesa. Addominali fortissimi, un crunch addominale potente, il tallone sinistro a terra, il destro anche. Inspiro, mi sollevo e vado a fare la torsione. Le gambe restano uguali, porto sul braccio destro, porto il gomito all'esterno del ginocchio e guardo dietro. Chi può la chiude, piega il gomito, passa col braccio davanti alla tibia e cerca di prendere il polso sinistro dietro. Piede destro flex, addominali d'acciaio, non stacco il busto dalla coscia sinistra. Ritorniamo.
e ripetiamo dall'altro lato. Ora mi vedrete magari poi un po' di schiena, così avete le visuali. Porto su il ginocchio destro, ora raddrizzo bene, sul braccio destro, scendo in avanti un po' col busto, passo davanti attorno alla tibia, afferro il polso sinistro se riesco, se non è possibile, il dorso delle mani sulle ginocchia, sulle sul sacro, scusate, guardo avanti e mi allungo bene. Sulla gamba sinistra, piede sinistro a martello, pianta del piede destro bene a terra, un bel respiro, addominali fortissimi. Naturalmente ognuno arriva dove può, qualcuno di voi sarà solo qui, senza scendere troppo. Non forzate la schiena, mai, mai, mai. Ora porto su il braccio sinistro, porto il gomito all'esterno del ginocchio e vado in torsione. Questa è la variante un po' più semplice, questa è la variante avanzata con il polso destro preso dietro dalla mano sinistra e tiro la spalla destra e indietro. Respiro, sempre schiena bella dritta, addominali forti e sciogliamo. E andiamo a fare un bel allungamento, Paschimottanasana, la pinza. Chi la sa fare naturalmente si stende verso l'alto, si allunga in avanti, afferra gli alluci e prova a scendere in avanti con la schiena più dritta possibile. Se avete difficoltà, vi do due varianti. O piegate le ginocchia, iniziate ad appoggiare la pancia alle cosce, afferrate l'esterno dei piedi, guardo avanti e piano piano nel tempo allontano un po' il tallone. Può essere questa quella finale, vedete che la mia schiena è dritta, la posizione l'ho fatta così. Poi se nel tempo riesco arrivo magari anche giù. Un altro metodo è usare un mattoncino, ve lo appoggiate sotto al bacino, sotto i glutei e provate anche in questo modo ad allungarvi in avanti, dovrebbe essere leggermente più facile. Non forzate mai la zona lombosacrale, non tirate qui, non serve. Abbiamo ancora qualche respiro in questa posizione di Paschimottanasana e poi facciamo la controposizione, gambe tese unite, mani dietro, dita rivolte verso i glutei, sollevo il bacino e spingo la pianta dei piedi a terra. Testa indietro, 5 respiri, 1, 2, spingo, spingo sui glutei, respiro. Ed espirando, sciogliamo, ritorniamo su, fieghiamo le ginocchia ora davanti a noi, mettiamo il piede sinistro all'esterno del gluteo destro, piede destro davanti al ginocchio. Raddrizziamo la schiena prendendo il ginocchio destro con le due mani, questo è fondamentale, poi appoggiate il palmo destro dietro e sollevate il braccio sinistro. E proviamo a portare il gomito all'esterno del ginocchio. Ruoto bene dietro, sopra la spalla destra. Chi ha la flessibilità, il braccio sinistro si infila dentro, sotto e va a prendere il polso destro dietro. E tiro, 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 tiro bene la spalla destra indietro. Respiro e allungo. Sentite la colonna che va in torsione. Sciogliamo. Proviamo a fare la gomukkasana. Il ginocchio destro lo spostate, lo mettete proprio sopra al ginocchio sinistro. I due piedi sono ai lati dei fianchi come se fossero due alette. Abbiamo il ginocchio destro sopra, mettiamo la mano sinistra sotto e il braccio destro sopra. Chi riesce afferra le mani se le prende, se non è possibile non le prendete, mettete solo le mani sulla schiena, prima raddrizzate bene, tirate sul gomito destro verso l'alto, sinistro verso il basso. Colonna dritta, respiro, ora sciogliete questa tensione delle spalle muscolari, mantenete però la chiusura e vi allungate in avanti, il petto va sul ginocchio destro, la fronte va verso il pavimento. Stiro bene, allungo, allungo. E poi ritorniamo su e cambiamo lato. Riportiamo la pianta dei piedi a terra, davanti a noi, facciamo dall'altra parte. Il piede destro ora va all'esterno del fianco, piede sinistro davanti al ginocchio, raddrizzo, subito il braccio destro, mano sinistra a terra dietro, gomito che va contro il ginocchio, chi è riuscito prima invece da dentro sotto, sarà il polso. E ci apriamo bene a sinistra. Apro bene la spalla.
Ritorno poi centrale per fare Gomukhasana. Invertiamo la posizione delle braccia, questa volta è la destra che va tra le scapole, la sinistra si solleva per andare a prendere. Afferrate se potete, fate trazione, spingo il gomito sinistro in alto, quello destro verso il basso e poi mi rilascio e mi allungo in avanti. E stiro, stiro bene la zona lombare. 5 respiri ancora, 2, 3, 4 e 5. Inspirando, torniamo nella posizione. Andiamo ora a fare 2 passettini indietro per andare a fermarci nella posizione del cane giù. Estiriamo ancora bene, bene la nostra colonna. Allungo bene, portiamo su la gamba destra tesa verso l'alto, petto verso la coscia sinistra, respiro. E poi guardiamo tra le mani e facciamo un lungo passo. Portiamo la pianta del piede destro a terra, il ginocchio sinistro sul tappetino. Riprendiamo la posizione che abbiamo fatto all'inizio di Anjaneyasana, nei saluti al sole, il gluteo destro scende verso il tallone destro, le mani sono sul cuore e poi stendo le braccia. E proviamo ancora ad aprirci, ad attivare questa apertura con lo sguardo in alto, senza forzare la posizione. Guardo su, poi spostiamo le braccia, le intrecciamo dietro e cerchiamo di raggiungere con le dita intrecciate il polpaccio sinistro, questa apertura del petto verso l'alto. Veniamo su ancora, proviamo a fare questo lavoro. Appoggiate l'avambraccio destro sulla coscia destra, guardate dietro, toccate solo il polpaccio o chi riesce porta sul piede. Prende il piede e prova a portarsi il tallone verso il gluteo. Chi vuole fare un po' di più, fa scivolare il gomito davanti alla caviglia, mantengo, porto sul braccio, resto, oppure provo a sollevare il braccio destro e vedere se riesco ad afferrare il piede e la mano sinistra. Una delle varianti che volete, se questo è troppo, non la fate. Sciogliamo, mani a terra, vado indietro col piede sinistro e la gamba sinistra che sale ora, su, su bene. Proviamo dall'altro lato. Vi ricordo che non siamo simmetrici, abbiamo sempre un lato che funziona meglio dell'altro. Scendo col bacino, mani sul cuore, resto, stendo le braccia. Scegliete voi, e chi può, guarda in alto, tiro, tiro bene, mi apro, gluteo destro forte. Sposto le braccia dietro, intreccio le dita e mi allungo bene indietro. È tutto caldo, la schiena, la colonna, quindi possiamo permetterci questa posizione. Avambraccio sulla coscia, solo la mano sul polpaccio. Oppure inizio a portarlo su e tirarmi il tallone verso il gluteo. Chi l'ha fatto prima, prova a usare questa variante più avanzata, mi raccomando, con attenzione. Ed espirando, torniamo. Sciogliamo, uniamo le ginocchia, ci sediamo con i glutei sui talloni, stiriamo un pochino la nostra schiena ancora. E poi lentamente ci solleviamo, andiamo ancora a fare un cane giù, allungo bene e facciamo 2 passi per andare a sederci sul tappetino con le gambe incrociate, nella posizione solo gambe incrociate, chi riesce a prendere il loto, posizione del loto o solo mezzo loto, facciamo un bel respiro profondo, portiamo sulle braccia e un bel respiro profondo, portiamo giù le mani. E ancora una volta un bel inspiro. E un bel respiro profondo, portiamo giù le braccia. Ci fermiamo un attimo con le mani davanti al cuore, gli occhi chiusi, proviamo a sentire la nostra colonna, il lavoro fatto. Ci concentriamo, percepiamo le vibrazioni lungo la spina dorsale. E poi mantenendo gli occhi chiusi, un bel round per chiudere insieme. Oh.
Grazie, grazie, grazie a tutti, vi saluto, ci vediamo alla prossima lezione, un abbraccio grande, scrivetemi se volete lezioni, suggerimenti, io vi ascolto e vi cerco di fare quello che mi chiedete.